Ciao amici, eccoci qua a presentare l'ultimo dei tre blocchi, chiamiamoli così, di carta che ho acquistato da Favini. Sono dei blocchi che si chiamano calligrafi e per l'appunto rappresentano la scelta del produttore, l'offerta del produttore per la carta di qualità per la scrittura. Sebbene, come vi abbia già fatto notare nelle altre confezioni, ci sia questa, diciamo, questo logo inquietante dove c'è scritto inkjet, non c'è effettivamente l'icona o l'immagine di una penna, ma lo diamo un po' per scontato, visto che si chiamano calligrafi e che siano dedicati espressamente per questa. Allora, si tratta di carte, come dicevamo, pensate per la calligrafia vendute con imbustate in un nylon, da dire la verità un po' così, diciamo frettoloso, è chiuso come si può chiudere una campana di CD economica, è un nylon molto leggero, avremmo gradito un dorsino cartonato qui in fondo invece che lasciare il foglio a chiudere la risma. Insomma, vabbè, poco male, possiamo farlo noi. L'importante è che facciamo attenzione a preservare gli angoli, che sono sempre molto delicati e che danno veramente fastidio quando sono un po' smangiucchiati o piegati. Abbiamo detto che erano tre quelle che ho scelto perché ho ritenuto un po' più idonee. L'ultima delle tre, dopo i mille righe, dopo la canvas, è la pergamena. La pergamena si presenta da sola. Tutte le carte hanno una grammatura da 100 grammi metro quadro, questa invece è di 90 grammi. Tutti in formato A4, andiamo a vedere com'è fatta. Vi ho fatto già vedere, io in genere taglio il lato lungo per avere la possibilità di estrarre il foglio senza deteriorare gli altri senza danneggiare, quindi ecco che così ho la mia risma integra. Allora, beh, cosa possiamo dire? Che veramente sembra una carta pergamenata, sembra una carta con una finitura tamburata, non so se riuscite a vederla, eccola qua, tamburata, è una carta che al pari delle altre è scrivibile su entrambi i lati, questo è un valore aggiunto che non tutte le carte calligrafiche hanno, perché molti produttori magari stendono la parte del coat, della laminazione, quella finitura, diciamo, soltanto sulla parte frontale, un po' per contenere i costi, un po' per creare un foglio che sia, diciamo, scrivibile da una parte, che non è sempre detto che sia un fattore positivo. A me personalmente piace, è vero, usare un foglio singolo così per la comunicazione, se serve ne aggiungo un altro piuttosto che il retro, però mi piacciono anche quelle carte che reggono il fronte e il retro. Allora, cosa possiamo dire? Possiamo dire che è una bella carta. 90 grammi, sì, sono 90 grammi. La finitura, come sapete, spesso può ingannare sul peso. A vederla sembra davvero una carta tamburata. Perché tamburata? Perché avendo questa finitura pergamenata, ci sono zone più traslucide e altre meno. È molto gradevole a vedersi, è molto ben riuscita. Sentiamo come suona. Direi che è una bella carta anche fra le mani, una carta che si lascia strapazzare senza poi portare alcun segno. Vuol dire che c'è una bella fibra elastica, che è una bella carta naturale e questo ci interessa. E sono curioso di provare come si comporta con la scrittura. Proviamo anche a vedere se poniamo sotto una falsariga. Come si vede, devo dire che ha una buona copertura, quindi ha una buona opacità. Vi serve una falsariga abbastanza evidenziata e non basta questo grigio che ho io, serve una falsariga più forte. Vediamo se ce l'ho qua a portata di mano. Sì, ce l'ho. Questa è una di quelle che è anche troppo, se vogliamo, però giusto per capire. Ecco, questa vi aiuta senza dubbio di più, è un po' più evidente. Quindi, quando vi create una falsariga, cercate di averla ben evidente, ben marcata con un contrasto alto. L'intonazione del bianco di questa carta mi sembra identico a quella delle sorelle gemelle. Ce le ho qua e facciamo presto anche a confrontarle. È proprio
è proprio lo stesso, se non che appare un pochettino proprio per l'effetto pergamena, che sapete che c'è questa finitura che potrebbe ricordare quasi l'alabastro, una opalescenza, ovviamente senza la ricchezza dei riflessi, però lascia vedere un pochettino in trasparenza alcune cose, cosa che queste altre carte celano. Quindi l'intonazione è la stessa, però la percezione è che sia un pochettino più chiara proprio per effetto della minor densità della carta. Bello comunque e comunque invitante. Diciamo intrigante la scelta di proporci una pergamena. Quindi anche questa è una carta che avrà un utilizzo dedicato alla comunicazione importante, allo scritto che deve rimanere, a qualcosa di ben ponderato. Ovviamente non si tratta di una carta da tutti i giorni, di una carta da scrittura ad uso comune, sia per il costo che è allineato alle altre confezioni di Favini calligrafi, quindi più o meno oscilla attorno ai 4 euro, per quanti fogli sono 50, se non erro, esattamente 50 fogli, però è una buona risorsa da avere quando vogliamo cimentarci con qualcosa di un po' diverso. Allora mettiamola subito alla prova. Una bella risma di fogli posti sotto per ammorbidire ovviamente il piano di scrittura. La texture abbiamo detto che sembra un po' tipo la pelle d'elefante, si chiama, no? Con queste, chiamiamole così, bolle molto sottili, che sono appiattite, che scorrendo si sentono e sono molto, molto piacevoli, molto ben levigate, perché è proprio l'effetto tamburato della carta. Non dovrebbe dare particolari problemi ad alcun tipo di pennino. Anzi, se vogliamo, la finitura, per come la sento, dovrebbe quasi quasi avvantaggiare dei pennini, questa volta fini piuttosto che quelli medi, perché abbiamo visto che le altre due carte che avevano una texture molto più pronunciata avvantaggiavano chiaramente delle punte un po' più grosse e arrotondate. E allora proviamo subito come abbiamo fatto le altre volte con un pennino extra fine però molto, molto arrotondato, molto levigato, che è quello della Pelican M600. Mi pare che le mie sensazioni tattili siano poi confermate sì, mi pare proprio il pennino scorre benissimo. Scorre molto bene. Il tratto sembra quasi essere appena appena, non dico allargato, ma tendente ad un tratto appena maggiore piuttosto che essere smagrito. L'inchiostro non l'ho scritto, scusatemi, è il Pelican. Metto soltanto le iniziali, Smoky Quartz, un inchiostro veramente molto bello, molto gradevole. Sono curioso di provare un pennino invece un po' più ruspio, diciamo noi, un pochettino che gratti un po' di più, perché ho l'idea che come si sente al tatto possa essere avvantaggiato da questo tipo di carta. Prendo quello della Stura, infatti non mi sbagliavo. Magnifico. Resta proprio invitante, scorre benissimo. Proviamo un carattere più piccolo. Questa volta non ha nessun tipo di interferenza con la texture della carta, ma anzi, proviamo una scritta grande. Bellissimo, e anche come viene steso il colore, ve lo faccio vedere dopo. Vediamo, guardate che possibilità di tracciare le linee perpendicolari, dritte, orizzontali. Vuol dire che la carta ha veramente una fibra omogenea, una qualità davvero bene. Sono contento. Non avevo, questa è quella che ho provato meno fra tutte, l'ho provato con un altro tipo di inchiostri e quindi
Molto belle, allora ce l'ho qua sotto. Proviamo ancora, continuiamo in questa maniera. Aurora. Ecco, il pennino dell'Aurora 88K è un pennino extra fine, però è un pennino extra fine un po' a metà strada fra questo della Stura che è molto duro, molto tagliente, non duro come flessibilità, intendiamoci, duro proprio come incisione sulla carta, e invece quello della Pelican che è proprio rotondo, paccioso, scorrevolissimo. Quello dell'Aurora è un po' a metà strada e infatti sentite la perfetta rispondenza. Questo è un motivo in più, cari amici, per comprare una carta un po' di qualità, perché è quello che vi consente di testare la penna e sentire effettivamente le differenze, perché ogni pennino, ogni penna, ogni singolo atto che facciamo, una pressione in più, una pressione in meno, corrisponde veramente a una variazione e la percepite molto meglio su una carta di qualità che su una carta d'uso comune. Proviamo la Sailor, bellissima, scorrevolissima Sailor. Qui è un invito per penne come queste che sono così, così precise all'utilizzo dello stampatello, perché è una bellezza tirare, delle linee, come vedete, delle linee che si incrociano, si intersecano e danno una, precisione negli innesti che poche carte vi permettono. Tra l'altro, osservavo anche un'altra cosa. Da stamattina la luce è variata, quindi siamo in un pomeriggio assolato, quindi un sole con una sua temperatura colore molto calda, ma il colore degli inchiostri è veramente quello dell'inchiostro, così come ce l'ho nella testa quando lo provo con le penne ad intinzione. Quindi molto bello, molto valido. Proviamo qualche penna che magari possiamo conoscere tutti, come la Pelican. 1000, scusate, la Pelican 150. Questo è un pennino, devo vedere perché non ci capisco più niente con le gradazioni. Sarebbe un F, pensate, questo è un F al pari del Sailor, che dopo vi faccio vedere. Scorrevolissimo. Però se devo dare la preferenza, la do a quei pennini sottili che riescono ad incidere, a grattare un po' la carta. Allora, per esempio, me ne vengono in mente parecchi per quello, ma sentiamo anche questo, proviamo anche questo della Waterman. Eh sì, diventa davvero piacevole. Sì, diventa davvero piacevole dare quella pressione che allarga il tratto e questo tratto trova sempre strada, sempre il giusto grado di appiglio sulle fibre della carta. Molto bella, forse dal punto di vista della scrittura, proprio della calligrafia, cioè del piacere di scrittura, questa fra le tre è quella che mette più d'accordo i pennini sottili e quindi in un certo senso rende giustizia anche, guardate che bello, al piacere di poter scrivere. Vi facevo vedere come questi segni siano tirati a mano e in velocità, ma guardate che precisione che consente la carta, perché poi alla fine stiamo parlando di questo, cioè di una carta che è prodotta così bene che riesce a dare la giusta consistenza al tratto, alla pressione che esercitate con la mano. Andiamo a vedere il retro. Ecco, il retro è una carta da 90 e come vedete appena appena comincia a trasparire, vedete il segno non solo della pressione, perché questo è il pennino flessibile della Waterman e in controluce, vediamo se in controluce, in luce radente dovreste persino riuscire a vedere che appare quasi un po' il solco tracciato dal pennino, ma non riesco a farvelo vedere, però compare un pochettino più l'inchiostro di quanto non compaia nelle carte da 100 grammi. Vabbè, ci sono 10 grammi in meno, ma ve l'ho detto, è una carta che non è solo una questione di grammatura, ma anche di densità, perché
perché essendo tamburata, come vedete, ha delle chiazze piccole più chiare, alcune più scure, che dipendono proprio dalla quantità di pasta, di fibra di carta presente. Una carta che mi piace e che insomma forse potreste anche pensare di mettervi nel cassetto se amate questo tipo di finitura. Fra le tre carte è quella che mette più a proprio agio chi si avvicina per la prima volta, perché la finitura, cioè la texture della carta, non è così presente, non è così in rilievo, mentre invece le altre hanno proprio un aspetto materico molto più marcato, molto più spiccato, e quindi il pennino tenderebbe a saltarci sopra, soprattutto i più sottili, abbiamo visto sul mille righe, sono un pochettino in difficoltà. Credo di avervi raccontato tutto, quindi grazie ancora una volta per essere stati con me. Vi invito a continuare a farlo. Ciao a tutti!